Buonasera tifosi dell'Inter, ben ritrovati, torna alla storia di Inter Channel. Quest'oggi così parleremo di giovani, andiamo un po' indietro nel tempo come abbiamo fatto in queste settimane. Parleremo di uno dei ragazzi che sicuramente sono stati tra i più talentuosi del settore giovanile dell'Inter, sto parlando di Mario Balotelli, e ne parleremo perché? Perché come Inter Channel in questi anni ha seguito tutte le squadre di primavera, tutti i ragazzi che hanno fatto bene con la maglia dell'Inter, è riuscita anche a seguire il loro percorso nel passaggio dalle giovanili alla prima squadra. Nella fattispecie il passaggio di Mario Balotelli da sconosciuto, semi sconosciuto a campione dell'Inter era l'estate del 2008 e soprattutto era l'estate nel quale Mario diventò maggiorenne, una data particolare per lui, ce lo facciamo raccontare da Alessandro Villa, una storia italiana. There's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. Mario Balotelli, una storia italiana. Sono 2 anni che Mario è un giocatore dell'Inter che se lo aggiudica l'ultimo giorno del mercato 2006 battendo la Fiorentina sul filo di lana. All'inizio Balotelli è aggregato agli allievi nazionali di Daniele Bernazzani dove resta però soltanto 6 mesi. 18 reti in 19 partite e l'impressione che il ragazzo abbia di fronte un campionato addirittura troppo semplice per le sue potenzialità. Mario per certi versi si siede, non dà il 100%, ha bisogno di nuovi stimoli, ma il talento e le qualità non mentono. Febbraio 2007, la promozione definitiva nel campionato primavera, subito titolare nel derby in cui ovviamente segna, poi sempre in campo fino alla magica notte di Bressanone, dove con un calcio di rigore ovviamente procurato da egli stesso, dà alla primavera nero-azzurra lo scudetto che mancava da 5 stagioni. Quando diventa campione d'Italia con la primavera, Mario non ha ancora compiuto 17 anni. In teoria sarebbe troppo piccolo per giocare nella massima categoria giovanile italiana. In teoria. Uno così non passa inosservato per nessuno, figurarsi per uno come Roberto Mancini, che di campioni ne ha visti nel corso della sua carriera da tecnico e da giocatore. Mario si aggrega alla prima squadra nel ritiro di Brunico, segna la sua prima rete con i grandi contro il Sud Tirol, seconda uscita stagionale. Mancini lo tiene d'occhio, ma Mario è un primavera e inizia il 2007-2008 con Vincenzo Esposito e i suoi. Balotelli si allena duramente, come ha sempre fatto nella sua carriera, perché sa dove vuole arrivare. L'inizio però a sorpresa non è brillantissimo, addirittura viene tenuto in tribuna il 20 ottobre contro l'Empoli. Motivi disciplinari. Mario, peraltro studente brillante, viene sospeso a scuola per una frase di troppo rivolta all'insegnante di spagnolo. Nel mondo Inter non si sgarra, tribuna. Il talentino si scusa e viene reintegrato in gruppo, si sblocca alla 4ª giornata in quel di Udine e non si ferma più. Segna a ripetizione, sembra mancargli, però, quella cattiveria agonistica dei primi tempi. La prima squadra chiama sempre come una sirena e Mario ci arriva, anche se per il momento dalla porta di servizio. A novembre, infatti, Adriano Leite Ribeiro torna in Brasile per ritrovare lo smalto di un tempo e Mario viene promosso, soltanto però a livello di allenamenti, in prima squadra. Balotelli smania, scalpita durante la settimana e è spesso tra i migliori e Roberto Mancini lo premia facendogli assaggiare il campo anche in qualche occasione ufficiale, come a Reggio Calabria in Team Cup, dove parte titolare. Risultato doppietta, 2 reti che sembrano banali ma che in realtà sono 2 prodigi di reattività e coordinazione. L'anno solare 2007 si chiude con l'esordio in Serie A, 16 dicembre in quel di Cagliari, pochi istanti nel finale al posto di David Suaso. Ma Mario non se li dimenticherà mai. E debutta in campionato Mario Balotelli, esordio in Serie A per questo ragazzo giovanissimo. Il 2008 si apre con un obiettivo, il torneo di Viareggio, espressamente richiesto dal presidente Moratti e ai ragazzi della primavera. Mario però ci arriva in ritardo, a sorpresa infatti, viene schierato da Roberto Mancini titolare nei quarti di Team Cup e l'avversario non è uno qualunque, è la Juventus. È la notte che cambierà definitivamente la sua vita. Ancora doppietta, 2 reti sensazionali a incorniciare una prestazione maiuscola. In 90 minuti Mario non spreca un pallone che sia uno.
Il suo strapotere è anche fisico. L'egro taglia Nicola, anni 32, che è alto 1,85 m e di mestiere fa lo stopper nella Juventus, nel dopopartita si lamenta per i colpi ricevuti dal ragazzino. La stampa e il grande pubblico si accorgono di lui. Mario non è più il ragazzo di belle speranze segnalato dagli addetti ai lavori, ma diventa una realtà del calcio italiano. Lui non ci pensa, ha ancora una missione da compiere: vincere il Viareggio. Va in Versilia e guida i suoi a un'impresa straordinaria. Segna 8 reti in 6 partite, 3 su punizione diretta, in cui sembra diventato uno specialista. Ovviamente calcia e segna l'ultimo rigore della serie finale. Balotelli contro Pelagotti. Balotelli! La mette Balotelli! La va a mettere Balotelli! Per Mario le apparizioni in Serie A si fanno più frequenti. Arriva anche l'esordio in quel di San Siro. E la gara ancora una volta non è una qualunque, è Inter-Roma. Quando Mancini lo manda in campo, l'Inter è sotto di un uomo e di un gol. Mario deve giocare largo, esterno, sacrificarsi. L'impatto con gli 80.000 sembra traumatico. I primi due palloni, Balotelli li cicca. Qualcuno inizia già a mormorare, altri temono per lui. San Siro non perdona, dice un vecchio detto. Ma Mario è di altra pasta. Anche con i giallorossi è tra i migliori e non ha paura di misurarsi, anche a muso duro, con chi lo provoca. L'Inter fisicamente non è più quella che ha macinato gli avversari fino a dicembre e si aggrappa alla freschezza di Balotelli, che trova anche i primi gol in Serie A. A Bergamo, in una trasferta tutt'altro che semplice, mette a segno un capolavoro di freddezza per la rete che mette in cassaforte il risultato. Stesso copione contro la Fiorentina al Meazza. Frey ha appena parato letteralmente di tutto. Sembra diventato l'incubo degli 11 in maglia interista. Non di tutti però. Mario scatta sul filo del fuorigioco, mette a sedere il portierino francese, prende la mira e segna il 2-0, dedicandolo a chi, ma purtroppo è una costante della sua giovane carriera, ha un cervello talmente piccolo che non capisce che tra bianco e nero non vi è differenza. Tra intelligente e ignorante, invece, di diversità ce n'è tantissima. Nel diluvio e nel tripudio di Parma, a suonare il violino è Ibra ex machina, che fa piangere di gioia tutto il popolo interista. Ma Mario lavora di randello, in fascia sinistra ne tiene a volte impegnati 3 insieme, lo picchiano tutta la partita. E alla sera festeggia anche lui, con gli altri, il primo scudetto vero della sua vita, con ovviamente un pensiero speciale. La prima persona che ho chiamato è mia mamma, e gli ho detto: mamma, guarda che stasera torno presto. Il resto è storia recente, anche Mourinho esprime subito la sua stima per Mario. Il tecnico portoghese non ha mai avuto preclusioni per i giovani, basta che un calciatore abbia qualità. Balotelli per me, io non lo conosco personalmente, voglio entrare nella sua testa, voglio capire chi c'è dentro, sì. Ma quando lo guardo, potenziale assolutamente fantastico, e penso che ha tutto per tutto, tutti, non lo so, bisogno di, ma cattivo, buono e fantastico, siamo fantastici. Ma il potenziale calcistico è incredibile e voglio tanto lavorare con me. Il resto, più che storia, è cronaca. Gli amichevoli con la prima squadra, il ruolo di esterno offensivo nel tridente e finalmente la cittadinanza. Quella cittadinanza che soltanto una burocrazia ostile gli ha negato fino al giorno in cui ha compiuto 18 anni. Mario Balotelli, già Barvois, nato a Palermo ma vissuto e cresciuto a Concesio, provincia di Brescia, a 18 anni e un giorno è un cittadino italiano, finalmente, anche per lo Stato. Nel giorno più importante, Mario ha qualcosa da dire. Volevo ringraziare tutti quelli che sono venuti qua per questo momento, che per me è importante, molto importante, credo più importante, soprattutto la mia famiglia e comunque tutti quanti. Sono fiero di essere italiano. Insomma, finalmente italiano, un momento che Mario aspettava da tutta una vita. Da quando... Non so, da quando avevo tre anni, quattro anni. Vita, insomma. Tantissimo, da troppo. Qual è la prima cosa che fare da cittadino italiano? Sfizio che ti vuoi togliere, eh? Adesso non ho tanti problemi con gente che magari pensano di essere razzisti, così, no? Però se capita e dico: ah, io sono italiano come te, cosa che... Poi infatti è una cosa che è da quando sei nato, tu sei sempre stato qui in Italia. Tu prima hai speso nella cerimonia ufficiale delle parole importanti per la tua famiglia, che ti è sempre vicinissima e sarà così anche adesso che sei maggiorenne.
Sì, io la mia famiglia, cioè se non avessi avuto una famiglia così non so se ero a questo punto adesso col calcio. Si è parlato prima, ha parlato il sindaco di Concesio, ha detto che tu sei in qualche maniera un frutto di tutta quella che è la comunità, tu sei sempre trovato benissimo qui. Sì, ho avuto sempre gli amici qua, ho fatto tutte le stupidate qua, tutta questa cosa. Sì, qua e anche l'oratorio qua vicino, comunque sempre queste zone, ho sempre vissuto qua, e è una parte importante della mia vita. A chi è andato il tuo primo pensiero quando hai avuto la cittadinanza italiana, sempre la tua famiglia? Sì, la mia famiglia è la nazionale. A proposito di nazionale, ecco, Casiraghi, Lippi, chi è che speri venga a vederti per primo? Insomma, progetti che hai? Tu hai detto una cosa importante un po' di tempo fa, ti ho detto non ho sogni ma obiettivi. Insomma, quali sono allora questi obiettivi con la maglia azzurra? Sì, cioè se mi chiama prima Casiraghi, dopo Lippi, prima Lippi, poi Casiraghi, io voglio stare con la nazionale italiana e basta. Cioè, poi è normale che un giocatore come obiettivo ha la nazionale maggiore. Se arriva con Lippi sono contentissimo, se arriva Casiraghi sono contentissimo. The whole world addicted to the drama, only attracted to things that bring the trauma. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People killing, people dying, children hurt, and you hear them crying. Can you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us. È il giorno in cui Concesio, comune dove è cresciuto Mario Balotelli, lo ha festeggiato attribuendogli la cittadinanza, venendo appunto in questa grande festa in onore di Mario. Non poteva mancare da parte nostra il curiosare nei luoghi dove Mario ha mosso i primi passi anche dal punto di vista calcistico. Siamo qui nell'oratorio dove Mario ha iniziato appunto a giocare a calcio, dove passava intere giornate, e per farlo ne parliamo con un altro giovane promettente calciatore, anche se naturalmente ne ha di strada davanti a sé da fare, vale a dire Andrea Gnutti. Anzitutto ciao. Ciao Alessandro. Era questo proprio il campo dove giocavate, anche quello in terra, chiamiamolo così, insomma, vi alternavate su questi due campi? Erano divisi per caso un po' come capitava? Sì, eravamo divisi, prediligevamo questo campettino perché non eravamo tantissimi e ci piaceva giocare nello stretto, appunto. E da qui sono nate appunto le doti di Mario, di muoversi velocemente con le gambe, la sua potenza. Alla fine giocavamo tantissimi ragazzi, anche a volte sempre negli spazi piccoli, e si vedeva lontano un miglio che lui aveva appunto questa destrezza, questa particolare abilità nel muoversi tra gli avversari, e questo secondo me l'ha portato appunto ai grandi livelli, a essere visionato da squadre come Lumezzane per poi approdare alla nostra squadra del cuore. Quando hai saputo che l'Inter lo aveva preso, che cosa hai provato e se poi ti aspettavi che così presto passasse in prima squadra? Beh, guarda, ero qua appunto in questo oratorio d'estate, sapevo che aveva fatto il provino a Barcellona, non era andato benissimo, sapevo che c'era sotto la Fiorentina, era il 30 agosto, mi sembra, il 31, lui era un po' annoiato da questa storia, non sapeva dove giocava l'anno dopo, e quando è venuto il primo settembre appunto qua all'oratorio, tutto felice, mi ha detto che appunto era stato ingaggiato dall'Inter. La mia gioia è stata immensa perché nella mia squadra del cuore, un mio amico, immaginate poi voi. Quando l'hai visto con la tua squadra del cuore vincere lo scudetto a Parma, insomma. Quando ho visto che ha contribuito vivamente appunto alla vittoria dello scudetto, dando filo da torcere a tutti i giocatori parmensi che cercavano in ogni modo di fermarlo, ma lui su quella fascia, cioè, continuava a salire e a mettersi i piedi del genio quei palloni. Ovviamente un po' di pelle d'oca saliva sulle braccia. E dunque questa è la testimonianza diretta di chi ha giocato con Mario Balotelli. Vediamo tutta la storia calcistica di Mario Balotelli. È nata qui. Dall'estate 2008 arriviamo all'estate scorsa e lo facciamo per quello che per noi è stato un cambio epocale e speriamo lo sia stato anche per voi, ovvero il passaggio alla nuova Interchannel.